Eccoci qua. Buonasera a tutti. Iniziamo la settimana 11. Vi ricordo, visto che il calendario si sta iniziando ad avvicinare ai periodi di festa, vi ricordo le variazioni d'orario. Vi ricordo che il laboratorio giovedì non ci sarà, perché giovedì speriamo tutti di essere a far festa da qualche parte, e il laboratorio del giovedì è anticipato al mercoledì alle 14.30, sempre nel live 1, se non sbaglio, quello in cui si svolge la squadra 3, ok? Quindi qua in sede, senza dover andare fino alla via Boggio. Questo per questo mercoledì, ve lo ricordo ancora, nella lezione di mercoledì. Il numero di frequentanti, diciamo così, non è più quello delle prime settimane, quindi sicuramente in due sole squadre, no, dovremmo riuscire a starci. Spero che almeno le prime due squadre ci stiano nella prima ora, se no qualcuno dovrà sforare su quella, sulla seconda alle ore 16. Oggi iniziamo l'ultimo capitolo degli argomenti del corso, in modo da poterci poi tuffare per le ultime almeno due settimane e mezzo, quasi tre, sui esercizi d'esame. Quindi oggi cercheremo di, inizieremo, questa settimana cercheremo di concludere il capitolo su insiemi dizionari, in modo da fare, come vedete, nelle settimane 12, 13, 14, esercizi d'esame. Qui c'è scritto strutture dati complesse, ma alla fine sono già primi esercizi d'esame, ok? Per quanto riguarda le parti di programmazione. Quindi con questa settimana il grosso degli argomenti di programmazione, diciamo così, si conclude, il grosso, poi qualche cosa in più qua e là ovviamente l'aggiungerò ancora, ma poi dalla settimana prossima sarà soprattutto applicazione delle cose che conosciamo, soprattutto le ultime, che sono quelle un pochino più complesse, file, insiemi, dizionari, liste, eccezioni, a una serie di esercizi che faremo tratti dai testi d'esame. In questo inframmenteremo anche delle lezioni, delle parti di teoria. Ho pensato di fare nei due lunedì, quindi la rappresentazione dell'informazione e l'architettura degli laboratori le faremo nei due lunedì delle prossime due settimane, che sono i due capitoli su cui verte rispettivamente una e l'altra, due domande di teoria. No, ci saranno tre domande di teoria, una sul capitolo della rappresentazione dell'informazione, una sull'architettura dei laboratori e una terza domanda invece sempre sulla programmazione Python, sulla parte di teoria della programmazione Python, ok? All'esame. Faremo poi, in gennaio, dedicheremo anche, adesso dobbiamo capire bene quando, delle ore a risolvere gli esercizi di teoria, ma se non riuscissimo a ricavare abbastanza tempo, io ricordo che l'anno scorso avevo fatto una serie di video lezioni online, perché ricordate l'anno scorso non si è rientrati vabbè, non eravate al Politecnico, ma non si è rientrati quella settimana di gennaio per prudenza, e quindi si è fatto lezioni online e ho fatto a tappeto la risoluzione di una serie di esercizi di domande di teoria, quindi quello sicuramente, poi vi do i riferimenti a completamento di quello che riusciremo a fare insieme, ok? E l'altra cosa, qua noi questa settimana c'è il laboratorio 10, la settimana prossima ci sarà il laboratorio 11, qui c'è scritto 12 ma è sbagliato, e l'ultimo, il laboratorio 11 sarà l'ultimo dei laboratori svolti con la formula normale. La settimana 13 invece faremo la cosiddetta simulazione d'esame, quindi andremo in laboratorio, però useremo il sistema di esame, sistema, diciamo, delle macchine virtuali su cui svolgere l'esame, quindi sarà, al di là della difficoltà che magari sarà un po' semplificata perché il tempo sarà ridotto nelle ore di laboratorio, però useremo lo stesso sistema che troverete all'esame, così cominciate a impratichirvi. Poiché parliamo del 21 dicembre, sicuramente saremo nei laboratori live, ma la stessa cosa sarà accessibile anche in remoto da casa, perché immagino che alcuni di voi in quei giorni abbiano già dovuto lasciare la città di Torino. Dimmi. L'esame ci sarà, durerà 1 ora e 30, 90 minuti, ok? Quindi in quei 90 minuti avete tre domande di teoria più il programma.
a gennaio abbiamo una settimana in cui faremo solamente più esercizi. Ok, questo è un po' quello che ci separa dalla fine del corso. E iniziamo a vedere quindi l'ultimo argomento, in cui impareremo due tipi di contenitori nuovi, no? Finora conosciamo tre contenitori, le stringhe, le liste e i file. Impareremo due contenitori nuovi e poi quelle che qua abbiamo pomposamente chiamato strutture dati complesse, che altro non è combinare tra di loro i contenitori esistenti per descrivere qualcosa di più complesso, un po' agganciandosi al ragionamento che facevamo la settimana scorsa su quell'esercizio in cui dicevamo ma quelle informazioni le potremmo organizzare come liste, con dentro altre liste, eccetera. No? E quindi oggi inizieremo a darci gli strumenti per poterlo fare. Quindi questi due nuovi contenitori, e partiamo da quello più semplice tra i due, ma che poi è anche la base per comprendere l'altro, che è un contenitore chiamato insieme. In inglese e in Python, set. Un set è un contenitore mutabile, quindi si può modificare, quindi i suoi contenuti possono essere modificati, non c'è scritto che è immutabile, quindi normalmente è un contenitore che ha la proprietà che per definizione, come un insieme matematico, non può contenere elementi duplicati. Quindi un insieme matematico ha due proprietà caratteristiche. Una, che ogni elemento o c'è o non c'è, ma non può essere presente più di una volta. La seconda proprietà è che un insieme di per sé non ha un ordinamento dei propri elementi. Cioè, quando voi disegnate un bel diagramma di Venn con dei punti dentro, non c'è nessun ordine con cui quei punti vengono presentati. Non c'è il primo elemento dell'insieme e l'ultimo elemento dell'insieme. Non è necessario definire una relazione d'ordine tra gli elementi di un insieme, matematicamente e anche in Python. Quindi, se io non ho un ordinamento predefinito degli elementi di un insieme, non potrò accedervi, richiamarli, identificarli con un indice. Cioè, la lista, io ho il primo elemento che è quello con indice 0, il secondo elemento che ha l'indice 1. In un insieme non esiste il primo elemento o il secondo perché non c'è un ordine con cui gli elementi sono memorizzati. E quindi non sarà possibile accedere ai singoli elementi per indice. Si potrà accedere solamente per iterazione. Cioè, ok, prendiamoli tutti uno per volta nell'ordine in cui vogliono venire, loro. No? Vedremo che l'ordine degli elementi di un insieme è arbitrario, nel senso che l'insieme mi dà gli elementi nell'ordine che vuole lui. Contiene valori, i valori posso aggiungerli, posso togliere, posso verificare se ci sono, posso iterarci sopra, non posso semplicemente estrarre il singolo elemento e non posso aggiungere un duplicato. Il fatto che io non possa aggiungere un duplicato mi può tornare utile molte volte, no? Quando voglio essere sicuro di avere dei valori unici, ad esempio. No? Inoltre, per far fede al suo nome insieme, set, sono definiti degli operatori, cioè oggetti, sui contenitori di tipo insieme, sono definiti gli operatori che sono quelli che ci si aspetterebbe dagli insiemi matematici, quindi unione, intersezione, sottrazione, eccetera, eccetera, tra insiemi. Operazioni che sugli insiemi sono particolarmente efficienti, perché sono fatti apposta per questo, che invece sulle liste sarebbero abbastanza inefficienti. Cioè, non è vietato, se immaginate di avere due liste, e un esercizio vi chieda trovami gli elementi comuni alle due liste. Si può fare, cioè, anzi, l'abbiamo già anche fatti esercizi simili, l'intersezione degli elementi delle due liste. Solo che per far questo devo prendere uno per uno gli elementi della prima lista e andare a cercare ovunque nella seconda lista se c'è o se non c'è, per sapere se metterlo nel risultato. Quindi un'operazione fattibile ma poco efficiente, perché richiede di andare a confrontare praticamente tutte le coppie di elementi. Mentre sugli insiemi queste operazioni, per come sono implementati dentro, e come saranno implementati dentro lo imparerete quando farete il corso di algoritmi l'anno prossimo, chi sarà fortunato per farlo,
per come sono implementati, queste operazioni invece avvengono in un tempo molto più rapido, un ordine di grandezza più veloce, e sono ottimizzati su questo. Come definisco un insieme? Beh, dal punto di vista sintattico è banale, mentre la lista la definivo con le parentesi quadre, la tupla la definivo con le parentesi tonde, l'insieme lo definisco con le parentesi graffe, e per fortuna che le parentesi sono finite, così non dobbiamo studiarci altre cose. E quindi, in questo caso, ho definito tre insiemi che contengono stringhe. Il primo insieme contiene tre stringhe, blu, red and white, il secondo insieme contiene due stringhe, red and green, il terzo insieme contiene tre stringhe, green, red and white, che un pochino evocano quelli che potrebbero essere i colori presenti nelle tre bandiere UK, Canada e Italia. E infatti, se mi chiedono quali sono i colori della bandiera canadese, posso rispondere bianco e rosso, o posso rispondere rosso e bianco, alla fine l'informazione è la stessa. Quali sono i colori? Il rosso sì, il bianco sì, il blu no, il verde neppure. Quindi ciò che è importante è se un colore c'è o non c'è, o qual è l'insieme, appunto, diciamo, di colori presenti. Non c'è un ordine ben definito. Questa è, quindi ho definito delle variabili di tipo appunto set. Se io provassi a scrivere dove è andato il mio Python nella console per vedere come viene fuori in debug un insieme it colors, come si chiama questo? It flag, direi che contiene tre stringhe che sono appunto green, verde, bianco e rosso. Questo viene visualizzato come set. Qui non c'è scritto list, non c'è scritto tuple, non c'è scritto, c'è scritto set. Quindi è un tipo di dato diverso. Quindi it flag è una variabile, no? Green, red and white. Tra l'altro, non so se abbiamo notato, ma mi fa vedere qua sia il debugger che una print verde, rosso, bianco. Io in realtà ce l'avevo messo dentro verde, bianco, rosso. E questo mi fa vedere subito che l'ordine con cui dichiaro gli elementi è talmente non importante che lui, se vuole, me lo cambia. L'ordine con cui vengono memorizzati gli elementi all'interno di un insieme segue delle logiche di ottimizzazione interna per rendere le operazioni facili e veloci, e non segue l'ordine di inserimento. Quindi l'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è che quando io estraggo gli elementi da un insieme, di non aspettarmi di trovarmeli nell'ordine in cui pensavo. Se io costruissi un insieme dei numeri da 1 a 10, in questo caso me li sono trovati in ordine, ma potrebbero anche non essere. No? Se io avessi già altri numeri, questi salterebbero fuori in ordine diverso. Quindi dobbiamo solo fare attenzione, perché ci sono alcuni esempi in cui sembra che l'ordine venga mantenuto, altri esempi in cui sembra che non venga mantenuto. La regola generale è che l'ordine non viene mantenuto. Okay? E quindi non facciamoci affidamento. Come posso costruire un insieme? Vabbè, posso costruirlo elencando gli elementi, oppure posso costruirlo a partire da un altro contenitore. Quindi se io avessi degli elementi che sono già contenuti, che ne so, in una lista, posso costruire, come ad esempio questa che è una lista, posso costruire un insieme con la funzione set, che costruisce un insieme partendo da una lista, da un altro qualunque contenitore. Potrebbe essere un altro set, potrebbe essere una lista, potrebbe essere una stringa, non dico un file, potrebbe essere, ma non è probabilmente utile. Per cui, se facessimo qualche esempio, io potrei costruire un insieme con le lettere del mio nome. Una stringa cos'è? Abbiamo detto, un contenitore di caratteri, no? Dicevamo mesi fa.
Quindi un set costruito a partire da una stringa sarà un set che contiene i singoli caratteri che compongono il nome. Ovviamente rimescolati per maggior divertimento. Però se, attenzione, che il nome non fosse Fulvio ma fosse Antonella, che mi dicono che abbia due L e due A, ad esempio, nell'insieme le lettere ci sono tutte, ma le A doppie non sono, non ci sono. C'è una sola volta il simbolo A, c'è una sola volta il simbolo L. Se io provassi a costruire l'insieme fatto di 3, 3 e 3, ovviamente mi costruirà un insieme di un elemento solo, perché i duplicati vengono automaticamente ignorati. Non è un errore cercare di aggiungere un elemento duplicato ad un insieme, è un'operazione che non fa nulla, come anche in matematica, se faccio l'unione di un insieme con se stesso o ci aggiungo un elemento che c'è già, rimane l'insieme di partenza. È carino perché la funzione set mi può quindi permettere di eliminare dei duplicati tra un insieme di valori che eventualmente ho letto o analizzato. Lo useremo parecchio, soprattutto con questo scopo il set. Buttare via i duplicati. L'insieme, e poi vedremo le operazioni che si possono fare, è un insieme mutabile, quindi si può modificare il contenuto di un insieme aggiungendo magari un elemento, ma io nel momento in cui metto un elemento nell'insieme e poi ne aggiungo un secondo e lui deve capire se è uguale o diverso dal primo, lui chiaramente si fa dei calcoli per determinare quali elementi sono uguali. Questi calcoli ottimizzati li può fare solamente se nel frattempo il valore dell'elemento non cambia. Se immaginate se io cercassi di mettere un insieme una lista di liste di liste di tuple e poi vado a modificare un valore dentro una delle tuple in fondo, anzi sostituire una tupla con un'altra, sarebbe complicato per l'insieme verificare che una struttura dati molto complicata che magari contiene mille valori diversi sia ancora uguale a se stessa e quindi no, posso decidere se un altro valore uguale deve essere rifiutato oppure quest'altro valore è diverso. Allora, gli insiemi per poter funzionare in modo efficiente ti mettono dei vincoli sul tipo di elementi che posso metterci dentro. Quindi, il secondo vincolo, vabbè, è ovvio. Per poter inserire degli elementi in un insieme deve essere possibile chiedersi se questi elementi, se i valori che inserisco sono uguali o diversi. Quindi devono essere dei dati tra di loro comparabili, vuol dire che sia definito l'operatore di uguale o di diverso. Tutti i dati che conosciamo hanno questa proprietà, però se uno avesse, che ne so, un oggetto di tipo file, un altro oggetto di tipo file, non è possibile chiedersi if file 1 uguale file 2. Si può con le liste, si può con le tuple, non si può con i file. Non è definita quell'operazione perché non ha molto senso. E poi, vincolo in più, i dati, i tipi di oggetti che si possono inserire in un insieme devono essere immutabili. Quindi devono essere dei valori che non è possibile modificare dopo che li ho inseriti nell'insieme. Ok? Beh, per capire perché tecnicamente l'insieme, cioè il codice dentro l'interprete Python che inserisce l'insieme, quando inserisco un oggetto, lui gli calcola un codice numerico che è chiamato valore di hash. Un hash code, calcolo un codice a partire dall'oggetto che gli metto dentro e poi tutti i confronti successivi li fa solamente sulla base di questo codice. Per questo vuole che l'oggetto sia immutabile. Una volta che l'oggetto me l'hai dato, magari un oggetto complesso, lungo, ma io mi calcolo un codice e poi controllerò se arriveranno altri oggetti nuovi, controllerò semplicemente se il loro codice è uguale, il codice, diciamo così, riassuntivo, fatemelo chiamare così, è uguale o diverso.
E quindi sono oggetti su cui sia possibile fare queste operazioni cosiddette di hashing, che ha come conseguenza il fatto che questi oggetti non devono contenere dei valori mutabili, altrimenti questi valori di hashing teoricamente potrebbero cambiare. Quindi un oggetto che prima l'ha inserito poi potrebbe diventare un duplicato di un altro che c'è già e lui non lo può sopportare. In pratica, quali sono i tipi di dato che noi conosciamo che soddisfano queste due proprietà di essere immutabili e comparabili, eccetera? Sono elencati qua. Numeri, interi o reali, è uguale. Stringhe, tuple, qui c'è scritto oggetti, ma noi non sappiamo costruire oggetti, quindi per noi quella voce non c'è. Mentre invece i contenitori mutabili, cioè le liste, i file, altri insiemi, non possono essere elementi di un insieme. Cioè dentro un insieme posso mettere una tupla, perché la tupla è immutabile, dentro un insieme non posso mettere una lista, non posso mettere un insieme. Quindi se io volessi fare l'insieme delle coordinate dei punti su un piano, posso dire il punto 0,1 e il punto 3,3. Questo è un insieme che costruirò con due tuple, no? E me lo lascia fare tranquillamente. Se io lo stesso insieme cercassi di costruirlo rappresentando le coordinate dei punti non con delle tuple ma con delle liste, mi dice questo messaggio di errore strano: list è un tipo di dato unhashable, quindi non posso calcolare la funzione di hash e quindi non posso inserirlo dentro l'insieme. Nella pratica lo riconosciamo perché la lista, essendo mutabile, non posso pensare di inserirla. Ovviamente il contrario si può fare, dentro una lista posso mettere un insieme, non ho problemi, no? Dentro una tupla posso mettere un insieme. Poi la tupla non la potete cambiare, la lista sì. Quindi ci sono delle regole con cui posso o non posso combinare questi elementi. Questo un pochino limita l'utilità degli insiemi perché possono contenere solamente numeri, stringhe e tuple. Sono quei tre tipi di dato che posso mettere dentro un insieme. Ok, che operazioni ci posso fare con l'insieme? Beh, l'insieme vuoto è ovviamente l'insieme con zero elementi. Attenzione che c'è una irregolarità nella sintassi, non posso usare le parentesi graffe vuote per rappresentare un insieme vuoto, perché questa parentesi graffe vuoto è una sintassi riservata a un dizionario vuoto. Purtroppo vedremo domani, mercoledì, che i dizionari anche essi usano le parentesi graffe e quindi c'è bisogno di decidere, hanno dovuto decidere le graffe vuote a che cosa corrispondono. Quindi se io voglio costruire un insieme vuoto lo posso fare semplicemente usando la funzione set senza nulla, cioè da un contenitore vuoto mi dà un insieme vuoto. Posso verificare se un elemento appartiene a un insieme oppure no, col solito operatore in, oppure not in, che è il suo contrario. In oramai lo conosciamo da lungo tempo, funzionava con le stringhe, funzionava con le liste, funziona anche con gli insiemi. Anzi, insiemi è la morte sua perché è l'operazione più veloce possibile rispetto a tutte le altre strutture dati. Perché le altre strutture dati in qualche modo sono indicizzate, devo andare a prendere, cercare l'elemento se c'è, invece tramite il meccanismo di hashing nell'insieme mi basta calcolare il codice di hash di Luigi e vedere se è uno dei codici presenti nell'insieme. Quindi è estremamente efficiente la ricerca di un elemento all'interno di un insieme, molto più che non la ricerca di uno stesso elemento all'interno di una lista che contenga gli stessi dati. Posso iterare sugli elementi di un insieme. Attenzione che sulle forme di iterazione vale solamente la forma for elemento in contenitore e non la forma indicizzata con un indice, no? Questo secondo blocco sarebbe perfettamente lecito se stessimo iterando su una lista o su una tupla. C'ha tot elementi, ogni elemento ha un indice e vado a prendere primo, secondo, terzo elemento sulla base dell'indice. Gli elementi di un insieme non hanno indice. E quindi non è possibile, se cercassi di indicizzare un insieme, mi dice che
gli oggetti di tipo set non sono subscriptable, cioè non è possibile fargli un subscript, un pedice, un indice, un'indicizzazione interna. Lasciamo perdere la parola che è impronunciabile, intraducibile. E quindi posso prendere uno a uno degli elementi di un insieme? Sì, ma con un ciclo for in, che mi restituisce ad ogni iterazione un singolo elemento, senza indice, solo il valore, nell'ordine che vuole lui. Nell'ordine che vuole lui. Oppure se volessi iterare sugli elementi di un insieme, nulla mi vieta di trasformarli in una lista. Basterà usare list, tra parentesi, il nome dell'insieme, e come, essendo un insieme anche lui un contenitore, costruisco una lista partendo dagli elementi di quel contenitore. È sempre possibile passare da un contenitore all'altro usando le funzioni corrispondenti. Vabbè, il fatto che l'ordine sia diverso, imprevedibile, non è un ordine casuale. Non posso usare un insieme per dire rimettimi gli elementi in ordine casuale. Abbiamo visto prima i numeri da 1 a 9, guarda caso sono rimasti uguali, perché a lui faceva comodo così. Quindi è imprevedibile, nel senso che io non so qual è l'ordine che gli farà comodo, che è l'ordine che utilizzerà. Quindi non ci posso fare affidamento. Tra l'altro l'ordine degli elementi in un insieme può addirittura cambiare da versione di Python a versione di Python, perché la libreria standard internamente può essere ottimizzata in modi diversi, e quindi chi ha la 3.9 vengono fuori gli elementi in un certo ordine e la 3.11 magari vengono fuori diversamente. L'importante è che il programma non funzioni sapendo questo, no? Che l'ordine degli elementi può essere casuale. Vabbè, questo l'ho detto 3 volte. Se proprio volessi gli elementi di un insieme ordinati per qualche criterio, vabbè, me li devo ordinare. Quindi, ad esempio, sorted mi dà una lista. La funzione sorted, che già conoscevamo perché la potevamo applicare a una lista. Vediamo il nostro insieme che era itflag. Itflag, i colori della bandiera italiana erano questi. Sorted. Se chiamo la funzione sorted su questo contenitore, lei mi restituisce it. Mi restituisce gli stessi valori, però se guardate le parentesi, mi restituisce sotto forma di lista, perché solo la lista mantiene l'ordine. Poi in questo caso l'ordine è lo stesso, perché casualmente quei 3 lì erano già in ordine alfabetico. Non potrò invece usare il metodo sort, come farei su una lista. Un insieme non ha il metodo sort, perché sort implicherebbe cambiare l'ordine degli elementi del contenitore, che è un concetto che un insieme non ha. Quindi alla fine le funzioni e gli operatori tra i vari contenitori si comportano in modo simile, però ovviamente in alcuni contenitori si possono fare cose che non si possono fare in altri e viceversa. Ok, abbiamo detto che un insieme è mutabile, quindi ci potrò fare delle operazioni per non solamente crearlo e iterarlo, per modificarlo. Sì, ho un metodo add. Metodo add è come l'append della lista. Solo che quando parlavamo di append dicevamo aggiunge in fondo. E chi ha inventato il Python si è sentito in imbarazzo usare un metodo che è definito come aggiungi in fondo a un insieme che non ha un fondo, un inizio, perché non ha un ordine, e gli ha cambiato nome. Ma alla fine sono la stessa cosa, fanno la stessa operazione, aggiungono un elemento a un contenitore, append lo aggiunge in fondo a una lista, add lo aggiunge in mezzo, diciamo così, a un insieme, se questo elemento già non c'è, perché se già ci fosse non lo aggiunge più. C'è o non c'è sulla base di un criterio di uguaglianza tra gli elementi che esistono. Quindi è come se facesse, se è uguale al primo, uguale al secondo, al terzo, se non sei uguale a nessuno allora ti aggiungono. Uguale vuol dire che se ci sono maiuscole, se l'insieme contenesse delle stringhe, ci fossero maiuscole e minuscole diverse, queste contano ovviamente come stringhe diverse.
Posso anche eliminare degli elementi, quello che nella lista si chiamava remove, cancellare un elemento conoscendo il valore, nella lista c'era il pop che cancella un elemento conoscendo la posizione, in insieme si chiama discard. Che non so perché non abbiamo chiamato remove, ma va bene lo stesso. E il concetto è, se un elemento c'è in un insieme, lo toglie. Questi sono operatori che modificano l'insieme. Okay? Non hanno un valore di ritorno, non restituiscono un valore a questi metodi, semplicemente quando insieme aggiungono o aggiungono, tolgono qualcosa. In realtà remove c'è, ma si comporta in modo leggermente diverso da discard. Discard cosa fa? Se un elemento c'è, lo toglie, se non c'è, non fa nulla. Remove invece, per coerenza con ciò che fa nelle liste, se un elemento c'è, lo toglie, se non c'è, genera un'eccezione. Quindi io dalla mia IT flag posso remove green, e dovrebbe scomparire il green da qua, però se cercassi di toglierlo una seconda volta dopo che l'ho già tolto, mi dà un'eccezione. Strana, che si chiama key error green. Dice, la chiave di accesso green, che sarebbe la chiave su cui viene calcolata la funzione di hash, non c'è. È un errore strano, key error anziché elemento non trovato, quando cerco di rimuovere qualcosa che c'è. Sta a noi ovviamente usare una o l'altra a seconda che siamo sicuri che l'elemento c'è, conviene usare remove, così se per caso non ci fosse mi genera un'eccezione e mi permette di scoprire un problema nel mio programma. Se invece è normale che ci possa non essere, uso discard. Un clear che fa discard di tutti, quindi riporta l'insieme a zero elementi. Clear c'era già anche sulle liste. Ovviamente nessuno di questi metodi c'è sulle tuple, perché le tuple sono immutabili, quindi non posso aggiungere o togliere nulla. Ci sono tutte le operazioni insiemistiche propriamente dette, quindi verificare se un insieme è un sottoinsieme di un altro oppure no. E ci sono gli operatori che appunto si chiamano is subset. Quindi se un insieme è un sottoinsieme di un altro, valore di ritorno true oppure false. È un confronto tra due insiemi. Confronto di uguaglianza si fa con i soliti operatori uguale e diverso, che saranno uguali se e solo se contengono gli stessi elementi. Non dico nello stesso ordine perché non lo posso dire. Gli stessi elementi, punto. Posso fare le operazioni insiemistiche tipo unione, intersezione, differenza, attraverso i metodi appunto union. Ecco, union è il primo metodo che, c'è un po' di dissimmetria qua, quindi bisogna fare attenzione nel ricordarsi come funzionano questi metodi. Questo metodo union non va a modificare l'insieme, in questo caso British, ma ne crea, ne restituisce uno nuovo. Ok, a differenza di add e discard, che modificano l'insieme e non ne creano uno nuovo, invece la union crea sempre un insieme nuovo, non modifica né l'uno né l'altro dei due insiemi passati come, cioè utilizzati nell'unione. Ovviamente c'è anche intersection che fa esattamente la stessa cosa, ma fa l'intersezione, e c'è difference che fa la differenza tra gli insiemi. Quindi qua c'è riassunto essenzialmente delle operazioni che posso fare sugli insiemi. Beh, non ho citato len, ma len c'è ovviamente dappertutto. C'è anche, ci sono altre, qui ci sono altre funzioni un po' meno utilizzate, volendo, e in realtà molti di questi operatori hanno anche una forma breve. Cioè, per sapere se un insieme è sottoinsieme di un altro, posso anche usare
il minore o il minore uguale. Qui bisogna ricordarci che sono insiemi e il minore vuol dire che un insieme è compreso in un altro, o nel caso minore uguale, eventualmente compreso oppure uguale. Hanno un significato molto diverso rispetto al minore fatto tra tuple o fatto tra liste. No? Perché ricordate, io posso usare, confrontare con maggiore o minore due liste, che poi è il criterio che uso quando faccio un sort. E lui cosa fa? Vado a vedere i primi due elementi, se sono uguali, se sono diversi, se sono uguali passa a confrontare i secondi due elementi e così via. E quindi un meccanismo di ordinamento in ordine, un elemento per volta. Vale per le liste, vale per le tuple, per gli insiemi, lo stesso operatore minore fa una cosa completamente diversa. Va a vedere se gli elementi del primo sono tutti presenti nel secondo, punto. Non va a vedere se sono elementi più grandi, più piccoli come valore, va a vedere la loro presenza nel secondo. Quindi nonostante si scriva uguale, fa una cosa molto diversa. Is subset verifica un sottoinsieme improprio, cioè minore oppure uguale. Il minore stretto non ha un metodo corrispondente, quindi si dovrebbe scrivere is subset and non sono uguali, and diversi. E così come unione, intersezione e differenza si possono usare i simboli di barra, di e commerciale o di meno, se vogliamo essere più sintetici. Fanno la stessa cosa. Fanno la stessa cosa nel senso che in entrambi i casi anche tutto ciò che c'è scritto su questa slide crea e restituisce sempre un insieme nuovo. Non modifica mai né l'x1 né l'x2. Né nella forma con operatori, ovvio, non ci verrebbe neanche in mente che fare a più b modifichi a, ma né nella forma con la chiamata a metodo. Quindi tutti questi hanno in comune questa proprietà. Operazioni su insiemi vanno sempre a costruire nuovi insiemi che poi si combinano con altri, ma non rischio di modificare i valori di partenza. Allora, ci è già capitato a volte di scrivere istruzioni come quelle nel secondo blocco grigio. Se non sbaglio l'abbiamo fatto proprio la volta scorsa, quando leggevamo un valore e ci chiedevamo, cioè, la provincia. Questa provincia c'è già e il nostro codice era proprio if provincia in provincia, se non sbaglio, avevamo scritto così. Andiamo a riprenderlo. Questo qui, no. Ordine comune. Quello. Eccolo qua. Cioè leggiamo dei dati, se questo dato è nuovo lo aggiungo. Quindi leggo dei dati che mi arrivano da qualche parte, da una tabella, da un file, eccetera, e poi ho un'altra, in questo caso è una lista perché quelle conoscevamo, in cui vado ad aggiungere questi elementi man mano che li ho visti, facendo attenzione, e questo è lo scopo di questo not in, di non aggiungere mai in duplicato. Era una modifica al codice che avevamo fatto per evitare di elaborare più volte la stessa provincia. La vedo la prima volta, poi basta. Ecco, questa stessa cosa si può fare molto meglio con gli insiemi. In cui è vero che mi posso chiedere se un elemento è in un insieme, quindi scriverei uguale, se questa viste sarebbe molto meglio che fosse un insieme piuttosto che una lista. Perché? Ma per il semplice motivo che l'operazione di in fatta su una lista è molto meno efficiente di un'operazione di in fatta su un insieme. Non solo, se il mio problema è solo quello di aggiungere elementi senza duplicati, io posso fare un add alla cieca, tanto so già che se fosse un duplicato ci pensa già l'insieme a scartarlo. Nel nostro esempio invece ci serviva sapere se c'era o no per decidere se fare certe operazioni oppure no. Quindi a volte ci dimentichiamo, a volte vediamo codice che fatica con le liste per cercare di vedere se sono duplicati, eliminarli, eccetera,
quando in realtà bastava forse fermarsi e dire, ma se questo fosse un insieme forse sarebbe più facile, oltre che più efficiente. L'efficienza a noi in questo corso interessa molto marginalmente, però la chiarezza, se so che duplicati non ci possono essere, uso una struttura dati apposta, no? Che non abbia duplicati. Ad esempio, immaginiamo di nostro test, avere un file letto, ad esempio questo con la filastrocca di Maria e della sua pecorella, e chiederci quante persone diverse sono contenute, o in generale, dato un documento di testo, quante sono le parole diverse in esso contenute? Il numero di termini diversi tra di loro, qual è la proprietà di linguaggio di quell'autore? Allora, con gli insiemi è abbastanza semplice, perché ciò che dobbiamo fare in questo caso è dire, prendiamo il documento di testo, separiamo le righe di testo nelle varie parole che le compongono, e già il discorso delle parole l'abbiamo già affrontato, bisogna togliere gli spazi, le punteggiature, eccetera. E poi una volta che ho una parola in mano, dico, ti ho già visto oppure no? Devo sapere se contarti o no. La prima volta che ti incontro, ti conto, ti conteggio. Le altre volte no. Quindi da qualche parte dovrò avere qualcuno che mi dice se una certa parola l'ho già vista oppure no. E il modo più semplice è quello di avere un insieme delle parole già incontrate. Man mano che incontro una parola nuova, vado a vedere se questa parola c'è già nell'insieme. Se c'è già, vuol dire che l'ho già vista e quindi non è da contare. Se invece non c'è ancora nell'insieme, allora non l'ho ancora vista e quindi dovrà essere contata e poi aggiunta all'insieme, perché a questo punto l'ho già vista. Alla domanda iniziale che mi chiede quante parole diverse ha inserito, io posso contarle man mano che le inserisco, come ho detto parole, se una parola non ti ho mai vista ti conteggio, ma posso anche fregarmene, nel senso che le parole che incontro via via le aggiungo all'insieme e alla fine mi chiederò quanto è grande quell'insieme. Posso anche non contarle man mano. Vediamo, vabbè, qui ci sono i vari passaggi dei dettagli, ma proviamo a farlo direttamente, no? Ci copiamo la filastrocca nella settimana 11 e contiamo le parole uniche. Quindi il nostro testo è memorizzato dentro Mary.txt, e decido di leggere una parola per volta dal file. Quindi apriamo il file, testo, read encoding UTF-8 SF. Io ho usato l'istruzione with per non scrivere una cosa a mano, in pratica. Abituiamoci a usare un po' una e un po' l'altra, tanto sono indifferenti. Apro il file, dato il file estraggo le singole righe, for riga in file. Ok, ricordiamoci che with open testo as f è la stessa cosa che scrivere f uguale open, con l'unica differenza che with apre un blocco e il file rimane aperto dentro questo blocco e si chiude in automatico quando esco dal blocco. Dentro il blocco il file è aperto e quindi posso iterare il file andando a prendere le varie righe. Le righe le divido in parole, riga.rstrip
della capo finale, split, e la divido dove ci sono gli spazi. Poi ciascuna di queste parole a sua volta dovrà essere, se vogliamo contarle bene, ripulita dalla punteggiatura iniziale e finale e uniformata come maiuscole e minuscole, quindi ad esempio portiamo tutto in minuscolo, perché nella filastrocca ci sono, vedete che la prima parola di ogni riga, it è scritta in maiuscolo, ma questa it e questa it sarebbe bene che fossero trattate come una parola sola, quindi dobbiamo annullare questa differenza. Quindi le parole che ho letto dovrò sostituirle, facciamo così, for i in range len parole, ciascuna parola dovrà essere sostituita da una sua versione ripulita. Quindi parole di punto lower, mettiamo tutto in minuscolo e poi togliamo i caratteri di punteggiatura che possono essere il punto, la virgola, le virgolette, il punto esclamativo, c'era altro, forse c'era il punto e virgola, andiamo a vedere, punto interrogativo, virgolette, virgolette, virgola, non c'è altro. Ops. Questo l'avevamo già fatto, no? Quando abbiamo imparato a leggere i file di testo. A questo punto parole di, è una lista che contiene le parole su questa riga. Parole. Una lista che può contenere qualcosa, può contenere nulla, ma vedete che abbiamo buttato via tutta la punteggiatura che non ci serviva, le maiuscole che ci davano fastidio. Adesso molte di queste parole sono ripetute, molte altre invece sono univoche, come faccio a contarle una volta sola nel modo più semplice? Beh, nel modo più semplice mi definisco un bel insieme vuoto, insieme vuoto ricordiamoci si scrive con set, e poi ogni volta che trovo delle parole ci aggiungo a questo insieme le parole che ho trovato. Il modo più veloce di farlo è fare un'unione con l'insieme delle parole che ho trovato. Facciamo un passo per volta. Se io facessi data una lista di parole, calcolo il set a partire da questa lista di parole, allora inizialmente ho una lista di stringhe. Il set conterrà un insieme di stringhe, che sono tutte le stringhe, il set può contenere stringhe, sì, perché sono immutabili, un insieme di stringhe che sono uguali alle stringhe nella lista, eventualmente senza i duplicati, qualora ci fossero già dei duplicati sulla stessa riga, nessuno lo può escludere. Se facciamo RAM mi fa vedere che ogni riga me la stampa due volte, prima come lista e poi come set. L'effetto del set è che ho le parentesi graffe e le parole sono rimescolate, come piace a lui. Sulla stringa vuota mi fa vedere il set vuoto, sulle altre liste mi fa vedere il set che contiene quelle parole e non so se capita, forse in questa no, non capita mai che ci fossero due volte la stessa parola sulla stessa riga, altrimenti avremmo visto che il set era più corto della parola. E allora questo set lo posso unire alle parole uniche che conoscevo prima. Quindi questo set di parole, l'insieme, ho preso la lista, l'ho convertita in un insieme,
incidentalmente, se ci fossero stati duplicati sulla stessa riga, li avrei già eliminati, e poi li unisco all'insieme più grande di tutte le parole uniche con l'operatore di union e vado a rimettere questo valore dentro sempre la variabile parole uniche. Quindi ho un classico ciclo in cui parole uniche è usata come variabile accumulatore, cioè ad ogni iterazione prende qualche roba in più. Ovviamente non prenderà mai la roba duplicata. Quindi se volessimo vedere man mano cosa succede a parole uniche, potremmo vederlo così. Questa è la lista, questo è l'insieme corrispondente alla prima riga, aspetta, ho sbagliato l'indentazione, qui devo essere dentro il for, se no me lo fa una volta sola alla fine del programma, scusate. Ok, lista delle parole della prima riga, insieme corrispondente alle parole della prima riga, insieme corrispondente all'unione del set vuoto con le parole della prima riga. Tra l'altro è curioso che questi due sono lo stesso insieme, contengono gli stessi elementi, ma lui me li stampa in un ordine diverso, questo ci fa, no, ci aiuta a capire che l'ordine è una cosa volubile. Addirittura ho fatto unione con insieme vuoto e lui ha deciso che gli faceva più comodo mettere in ordine diverso. Va bene. In realtà non hanno un ordine dentro l'insieme. È che quando noi lo stampiamo in qualche modo lo deve stampare. E quindi sceglie un ordine. Poi c'è la seconda riga. L'insieme come lista. Le parole della seconda riga come insieme. E questa terza print contiene le parole uniche date dall'unione di quelle della prima riga, cioè quelle vecchie, più queste nuove. In questo caso mi pare che non ci fossero duplicati, qui avevo 1, 2, 3, 4, 5 parole, qui ne ho 6 e qua sotto ne ho 3, 6, 9 e 2, 11. Non ho trovato duplicati. Man mano che vado avanti però mi accorgo che, ad esempio, Mary, che compare nell'insieme delle parole della quarta riga, perché la terza era vuota, era già comparsa prima. E quindi se facessi il conto di quanti elementi ho qui, più quanti elementi ho qui, ovviamente ne avrei di più rispetto agli elementi che trovo nell'insieme unione, perché nell'unione gli elementi comuni vengono contati una volta sola. Va avanti così, fino alla fine, ogni volta aggiungendo, facendo unione, un insieme che può solo crescere, visto che è l'unione di se stesso con altri insiemi che via via incontra per strada, o rimane uguale a se stesso se non c'è nulla di nuovo, oppure cresce. E alla fine potrò dire che le parole uniche presenti sono, quante sono, la lunghezza dell'insieme parole uniche. E quindi in questo caso saranno 57. Questa istruzione qua è quella un pochino più, diciamo, avanzata, perché in un'unica istruzione fa parecchie cose. Se uno non riuscisse a vedere questa istruzione, in realtà si può fare anche un elemento per volta. Uno può dire, io ho, ovviamente fino a qua ci siamo, no? L'avevamo già fatto la volta scorsa, quello di separare le parole di una riga e ripulirle. Io avrei anche potuto dire, ok, adesso prendiamo le varie parole che ho, anzi addirittura parola in parole,
chi arriva dalla programmazione in C tenderebbe subito a scrivere questo, I in range len parole. Poi chiediamoci, ci serve davvero l'indice 0, 1, 2, 3? No. Allora iteriamo direttamente sui valori, estraendo i valori dell'elemento, ci semplifichiamo la vita. Per ciascuna di queste parole possiamo chiederci se questa parola, parola qua singolare, for parola una in parole lista, se la parola una non è ancora l'insieme delle parole uniche, allora posso aggiungerlo. Ci ricordiamo che c'è il metodo add, queste tre righe fanno la stessa cosa che faceva questa riga sopra. Adesso lo verifichiamo, ma dovrebbero fare la stessa cosa. Se vogliamo verificarlo, spostiamo la print qua sotto, commentiamo questo e dovremmo vedere che alla fine arriviamo sempre a 57. Anziché usare la union che mette insieme gli elementi, li mettiamo dentro uno a uno con una cautela fino anche eccessiva. Se non c'è, ti aggiungo. E l'insieme mi dice, ma senti, fai che aggiungermi? Perché se c'è già, ci penso io a ignorarla. Quindi quell'if lì che ci verrebbe se ragionassimo con strutture dati più stupide come le liste, come gli array, con gli insiemi non serve. È già l'insieme che sa se l'elemento c'è già e quindi lo ignora e se invece non ce lo aggiunge. Quindi questa if non solo non serve, ma ci fa anche capire che non stiamo usando bene l'insieme per quello che è. Io la tolgo e non mi cambia nulla. È un'operazione inutile. Chiederci se esiste un elemento in un insieme prima di aggiungerlo. Ok? Quindi questa e queste fanno la stessa cosa. Attenzione, se vogliamo i dettagli, union non modifica l'insieme ma restituisce un nuovo insieme. Add modifica l'insieme ma non restituisce nulla. Vedi che add restituisce none. Quindi si scrivono anche diversamente. Se noi qua avessimo scritto parole uniche uguale a parole uniche.add di parola, avremmo sbagliato. E ce ne saremmo accorti subito da questo errore strano, perché poi tanto strano non è, perché noi cosa avremmo fatto? Attenzione a questa linea. Leggo la prima riga, parole uniche all'insieme vuoto, add parola, ci aggiungo la prima parola dentro. Quindi dall'insieme vuoto diventerà l'insieme che ha la prima parola. E quindi questa parola unica è un insieme che ha dentro una stringa, lunghezza 1 che contiene una stringa. Ok? L'insieme è stato modificato, ma il metodo add, la funzione add, cosa restituisce come valore? Niente. None. Perché non è pensata per essere usata come qualcosa che restituisca un valore utile. È pensata per essere usata come qualcosa che modifica un oggetto, non che fa un calcolo, restituisce qualcosa. E quindi questo qui, alla fine, pur avendo correttamente modificato l'insieme, il valore di questa espressione è none. E noi none lo andiamo a mettere dentro la variabile parole uniche. Quindi di fatto uccidendo, dimenticando l'insieme precedente e sostituendolo con una variabile che vale niente.
fin qua non succede nulla di male, ma alla seconda iterazione, al secondo giro di questo for, qui ho scritto parole uniche.add, ma parole uniche non è più il set, non è più un set, bensì è none, è niente. None.add non si può fare. E questo è il motivo della... Quindi questo, quando vedete cose di questo genere, object has no attribute, vuol dire sto chiamando un metodo su un oggetto che credo che sia una cosa, in realtà è una cosa diversa. Non è l'oggetto che pensavo, non contiene ciò che pensavo. Ovviamente se uno va in debug o mette una print, si rende conto magari di che cosa conteneva quell'oggetto nel momento in cui stavo cercando di fargli un'operazione sopra. Quindi, per carità, sono dettagli, però dobbiamo sempre fare attenzione. Se ho un metodo che restituisce un valore nuovo e non modifica quello di partenza, allora ovviamente questo valore restituito lo dovrò accumulare dentro la stessa variabile, in modo da la riscrivo sopra, in modo da tenere accumulati, insomma, i vari valori. Se invece ho un metodo che modifica direttamente e non restituisce nulla, ovviamente lo userò in modo diverso. L'errore duale sarebbe stato questo: pensare che union vada a unire gli elementi del suo argomento all'insieme di partenza. Invece union non fa questo, infatti se facessi così mi dice che ci sono zero parole. Perché ad ogni giro, ad ogni riga, la union fa l'unione dell'insieme parole uniche, che inizialmente è l'insieme vuoto, con questo insieme, calcola l'insieme unione e poi lo butta via, perché non viene salvato da nessuna parte. Perché union, abbiamo detto, non modifica nulla. Quindi rimettiamolo, non questo ma questo. Un'altra modifica che possiamo fare, se possiamo andare a leggere bene la documentazione di union, mi dice che il metodo union accetta qualunque oggetto iterabile, qualunque oggetto, qualunque contenitore in pratica. Quindi in realtà anche questa operazione qua di convertire la lista in insieme direi che è inutile. Posso fare l'unione con una lista, e il metodo union, visto che lui lavora per sua natura sugli insiemi, se si vede una lista la tratta come insieme, e quindi funzionerebbe anche, sempre 57 abbiamo, anche senza mettere questo set. L'union fa l'unione dell'insieme dato, quello di sinistra deve essere un insieme di sicuro, perché se no non posso chiamare union, con un qualunque contenitore che viene trattato alla stregua di un insieme. Io personalmente preferirei questa qua col set, perché è più chiaro cosa stiamo facendo. Però, visto che siamo a vedere le varie forme tecniche, citiamo anche quest'ultima. Ok, mettiamo un po' di commenti a queste varie print. Ok, che ci dà questo? Questa è la forma più sintetica. Se avessimo voluto fare lo stesso esercizio con le liste, avremmo dovuto usare un meccanismo di questo genere, aggiungere una a una dopo aver controllato if se non fosse presente, come avevamo fatto nell'esercizio scorso per le province. Però adesso su un file di poche righe così non mi accorgo della differenza di velocità, ma se il file fosse stato molto più grande sarebbe stato, diciamo così, misurabile, no? Percepibile la differenza. Ops. Sono andato a finire in un posto che non c'entra. Okay. Un altro esempio che possiamo fare, almeno lo accenniamo, lo vediamo raccontato sulle slide, visto il tempo, è il correttore ortografico. Cioè, immaginate di avere un testo
è un programma che vi dica quali parole del vostro testo sono corrette e quali invece sono scritte in modo sbagliato, no? Quando voi scrivete qualcosa in Word vi sottolinea in rosso, ma anche in Python vi sottolinea in rosso le parole che non corrispondono al dizionario. Allora, questo tutto sommato è un'operazione che, vista dal punto di vista insiemistico, è banale. Perché le parole sbagliate sono la differenza tra le parole presenti nel testo, in un testo, e le parole presenti nel dizionario. Ho un insieme delle parole presenti in un testo, magari sono 2000 parole. Ho l'insieme di un dizionario italiano, inglese, quello che sia, che magari sono 800.000 parole. Le parole errate, quelle da sottolineare, quelle da indicare come errore, da correggere, come errore di battitura, sono la differenza tra l'insieme delle parole del testo meno le parole. Quindi faccio un insieme piccolo meno un insieme gigantesco, ma va bene, non fa un valore negativo, no? Insieme, se sottraggo un elemento che non c'è, non capita nulla. E quindi, in questo caso, possiamo usare due file, no? Qui fa l'ipotesi di avere due file, uno che contiene le parole, l'altro che contiene il testo di una storia, l'insieme delle parole contiene tutte le parole corrette, ad esempio una per riga, quindi sarà un file molto grande, possiamo andare a vedere direttamente prendendolo dal... da qua, no, dove c'era il file words.txt che volendo possiamo scaricarci, ma che conterrà, se ce la fa a scaricarlo, non so, eccolo qua, lui mi dice che ha solo 98.000 linee, quindi non è un dizionario particolarmente completo, no? E ha una serie di termini che vanno dalle parole che iniziano con la A maiuscola fino a quelle che iniziano con la Z. Quindi sono 98.000 parole, una per riga. Qui chi ha costruito questo ha anche messo il genitivo sassone delle varie parole, vedi, c'è la parola, lei al plurale, lei come genitivo sassone, sono le varie forme che in qualche modo sono state costruite. Poi abbiamo invece una storiella, ok, spell checker, che in questo caso avevamo caricato Alice nel Paese delle Meraviglie, che non è proprio un raccontino, dovrebbe essere la versione completa, è a 3600 righe, e quindi insomma qualche decina di migliaia di parole. Leggere questa non è molto diverso rispetto a leggere la favoletta di Maria e la pecorella dal punto di vista delle parole che vogliamo estrarre. Chiaramente dobbiamo fare attenzione alla punteggiatura, quali simboli ci sono, alcune parole sono tutte in maiuscolo, eccetera, eccetera, ma non è molto diverso. Sono le cose che sappiamo fare. E poi, quindi, tra l'altro potrei definire una funzione, no, ipoteticamente, che si chiama readWords, leggi le parole, e la chiamo due volte, la prima volta mi restituisce le parole presenti nel primo file, dizionario, la seconda volta le parole presenti nella storia, nel romanzo, no, nella novella. E queste le calcola, questa funzione readWords, le calcola come insiemi di parole, non come liste. È chiaro che se li calcolo come insiemi, nel dizionario non ho problemi, perché di sicuro per definizione un dizionario non ha dei termini ripetuti. Nella storia potrei avere dei termini ripetuti, in questo caso perdo l'informazione sui termini ripetuti, perdo anche l'informazione sull'ordine delle parole, ovviamente, verrà una storia con tutte le parole rimescolate. Quindi non mi può servire, ad esempio, fare delle statistiche su quante volte è presente il nome di Alice nella storia. Perché che ci sia una volta, che ci sia mille volte, nel dizionario, cioè, scusate, nell'insieme, comparirà una volta sola. Però
a me questo serve in questo momento. E il programma cosa si chiede? Dice, guarda, andiamo a vedere se la storia, l'insieme delle parole presenti nella storia, è un sottoinsieme di tutte le parole del dizionario. Se così fosse, non ho errori di battitura. Perché ogni parola presente nella storia è anche presente nel dizionario. E quindi sono perfetto. Altrimenti ho delle parole che sono scritte male, che posso ottenere come differenza tra i due insiemi, le parole della storia e le parole del dizionario. Questo difference costituisce un insieme, ovviamente magari lo voglio stampare ordinato e quindi lo converto in una lista che ordinerò. Ecco, se ci pensate, questo stesso esercizio fatto con le liste sarebbe parecchio complicato, perché avremo due liste, una di 10.000 o giù di lì parole, l'altra di 98.000, e dovremmo ogni volta andare a cercare se una parola di una compare nell'altra, facendo attenzione di non cercare più volte la stessa parola, perché se una parola mal scritta tre volte non la voglio stampare tre volte nel risultato, eccetera. Con l'insieme invece si riduce tutto in un paio di istruzioni, con l'accortezza che la funzione read words ovviamente mette le parole non in una lista ma in un insieme, e quindi usa add dopo aver chiaramente ripulito le varie parole. Qui, visto che c'erano tanti caratteri non numerici, che ha implementato questo codice, ha deciso di usare un'altra funzioncina semplicemente per ripulire la punteggiatura, che poi è qua. In realtà tutti questo codice ve lo trovate, anche il programma completo ve lo trovate qua se lo volete guardare o provare con calma. Ma ovviamente è sempre meglio. Ecco, c'è una... Vedo adesso questo codice che in realtà non è perfetto, perché se ci sono delle parole con il genitivo sassone, apostrofo S, questo in realtà le taglia in due, cioè butta via l'apostrofo, mentre invece nel dizionario l'apostrofo c'è, quindi non è proprio perfetto, bisognerebbe verificare se si verifica questo problema e eventualmente correggerlo. Questo è quanto riusciamo a fare con gli insiemi. Mercoledì invece attacchiamo i dizionari, che sono, se vogliamo, un'estensione degli insiemi, che invece sono, permettono di fare cose decisamente più evolute. A mercoledì.